Allora, torniamo dove stavamo. Dunque, mi hanno detto che succede, io ho una carica di un coulomb, una carica di un coulomb, una distanza di un metro tra le due, quindi la forza è uguale a questo fattore qui. Questo fattore qui nel sistema internazionale è un numero pazzesco, cioè è molto grosso. Quindi qui verrebbero fuori una montagna di Newton sostanzialmente. Allora, se volete, questo è il fattore di conversione tra questo prodotto di cariche combinato con la distanza e una forza. Infatti ti converte il coulomb quadro diviso metro quadro, questi, te li converte in newton questi. Il fattore di conversione è quello che abbiamo visto, quella che si chiama costante di Coulomb, quest'1 su 4 pi greco è un numero 10 alla 9 per quasi altri 10, quindi 10 alla 10 newton diviso il coulomb quadri al metro quadro. Quindi il fattore di conversione è una quantità enorme. Allora, quando dicevo che il coulomb è un'unità macroscopica, se vogliamo, vediamo che praticamente tra due cariche di un coulomb a una distanza di un metro si creerebbe una forza che è notevole. Se teniamo conto che spesso queste due cariche qui, se fossero due cariche di livello atomico, sarebbe roba di massa piccolissima, questo produrrebbe delle accelerazioni pazzesche, che è tipico delle particelle, per inciso, è tipico delle particelle elementari, avere piccola massa, però hanno anche la carica che è molto più piccola di un coulomb. Quindi, sempre per avere un'idea sugli ordini di grandezza, supponiamo che adesso quelle cariche che stanno a una distanza di un metro, qui, le nostre due cariche a distanza di un metro, non siano più un coulomb, no, ma siano un elettrone, diciamo, e un protone. Bene, il protone ha anche lui sostanzialmente la carica dell'elettrone in valore assoluto. Quanto vale sta carica? Allora, sta carica qui vale, andiamo sempre qui, c'è scritto qui, eccola qua. Nel sistema internazionale ovviamente può essere espressa in varie maniere, ma quella del sistema internazionale è questa, questo meno 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb, è tanto piccolina. Quindi in valore assoluto 1,6 per 10 alla meno 19. 1,6 per 10 alla meno 19. E poi questo, siccome sono 2, al quadrato. Questa roba qui va al quadrato. Quindi adesso 1,6 al quadrato sarà 2,5, 3, 3 diciamo, dai. Quindi sta roba qui fa 3 per 10, però il punto è che c'è un 10 alla meno 38 coulomb al quadrato. Oh, questo è piccolo. D'altro canto è anche vero che probabilmente se qui noi invece che un singolo elettrone, un singolo, abbiamo delle masse macroscopiche, questa facciamo che fossero tutti elettroni, questa facciamo che fossero tutti protoni, sappiamo benissimo che non è così, sarebbe, quanto sarebbe la forza in mezzo? Beh, avremmo dei numeri dell'ordine, allora 10 alla 24 è il numero d'Avogadro, diciamo, adesso sto dicendo l'ordine, è più piccolo, ma insomma come ordine di grandezza. Quindi in realtà qui noi avremmo ognuna di queste qui, sostanzialmente noi avremmo non questo numero qui, ma avremmo la carica di ognuna delle due sfere, sarebbe dell'ordine di grandezza di un numero d'Avogadro per la carica elementare. Se un numero d'Avogadro, appunto, abbiamo detto una roba tipo 10 alla 24, poi saranno anche di più perché magari 1 grammo, 2 grammi, chi lo sa. Allora, vediamo che quando moltiplichiamo questo 10 alla 24 per 10 alla meno 19 abbiamo un fattore 10 alla 5, ci rimane. Quindi qui ritorneremmo a avere un robusto numero di coulomb, tanti coulomb ricominceremmo a avere. Ora il punto qual è però? Che sappiamo benissimo, tanto per connettere tutto questo alla vita reale, che la realtà è che qui non possono essere tutti elettroni, qui non possono essere tutti i protoni. Tra l'altro perché tra loro si respingerebbero con una forza pazzesca, essendo così vicini, ricordate, la forza va con l'inverso del quadrato della distanza. Ma anche se qualche miracolo di natura li potesse tenere tutti assieme qua e tutti assieme qua, vedremo che si scatenerebbe una forza sufficiente a sparare via uno di questi, uno dei due, fino sulla Luna, bucare la Luna e proseguire oltre. Questo non succede sulla Terra perché sappiamo che gli atomi,
sono cariche positive e negative che si girano le une intorno alle altre, per cui nella materia sostanzialmente il grosso delle cariche positive e negative sono localmente schermate. Quindi noi vediamo, ogni volta che vediamo un blocco di materiale, quello grosso modo è neutro. Quando si parla di carica si intende qualche eccesso, qualche carica in più, eccesso di carica. Quindi abbiamo più, meno, meno, ecco, queste possono, quindi qui avremo una carica in meno in eccesso praticamente. Non si intende ovviamente che ogni atomo si denuda o roba del genere, questo è impensabile, produrrebbe delle forze pazzesche, semplicemente pazzesche, sufficienti a scagliare, diciamo, lontano, dell'ordine di grandezza che potessi scagliare la Terra lontano dalla Luna. Qualche esercizio più teorico. Allora, supponiamo questa strana bottiglia. Qui abbiamo tutte cariche positive e su questa faccia tutte cariche negative. In mezzo non c'è niente, ma in qualche modo confiniamo le linee di campo elettrico, per cui sono le linee di campo elettrico che escono dalle cariche negative, arriveranno tutte alle cariche positive. Adesso qui abbiamo una quantità di carica più 9 coulomb, qui abbiamo una quantità di carica meno 10 coulomb. Allora, in questo disegno che ho fatto, in questa struttura che ho disegnato, che ho immaginato, sono presenti due errori. Errori nel senso che la struttura che ho disegnato presenta due caratteristiche che sono incompatibili con le due leggi dell'elettrostatica che ho detto, ossia che la divergenza di E uguale a rho su epsilon con 0, e che il rotore di E è uguale a 0, la conservatività. Vediamo di capire quali sono le due cose che non vanno. Senso, questo non è una legge fondamentale di fisica, è un esempio, questo oggetto non può esistere, capiamo perché non potrebbe esistere. Allora, intanto io che tutto, come abbiamo visto, tutto il flusso che esce da questa superficie va a finire in questa, e qui si è perso del flusso per strada, però, perché qui abbiamo che praticamente il teorema di Gauss, ossia questo, scritto in forma integrale, mi dice che il flusso che esce da una certa superficie chiusa è uguale alla carica totale che c'è dentro diviso epsilon con 0. Allora qui prendo questa superficie chiusa che mi contiene uno dei due tappi della bottiglia, il fondo della bottiglia. Quindi prendetela come un coso che contiene tutto il fondo della bottiglia. Poi prendo quest'altra superficie chiusa che contiene tutto il tappo della bottiglia, tutto il collo della bottiglia, insomma l'apertura, e l'apertura stretta. Allora noi abbiamo che praticamente da questa superficie qui esce un flusso che deve essere uguale a 10 diviso epsilon con 0, anzi scusate, entra, perché il flusso è diretto dalle positive alle negative. Quindi in questa abbiamo un flusso negativo meno 10 su epsilon con 0. Da questa, sempre per il teorema di Gauss, abbiamo un flusso invece da tutta questa superficie che circonda l'apertura stretta, abbiamo un flusso che è uguale a più e uscente 9 diviso epsilon con 0, però i due flussi non sono uguali, quindi qui qualche linea che arriva alle cariche negative da altri posti ci deve essere, in modo che quel coulomb su epsilon con 0 in più che manca al bilancio dei flussi sia compensato. Quindi questa struttura, se veramente le linee di forza non dovessero uscire né da qui, è una specie di condensatore, sarebbe, allora devono essere 10 coulomb negativi qui, 10 coulomb positivi qui, oppure 9 meno 9, ma non possono essere diversi, altrimenti vuol dire che un po' di flusso elettrico che arriva alle cariche negative non può venire da questi, ma deve venire da qualcos'altro, da altre cariche che staranno più in qua, diciamo, altre cariche positive, quindi queste qui assieme potrebbero fare un coulomb rimanente. A questo punto i flussi sono bilanciati correttamente. L'altra cosa che non va è che qui le linee di forza del campo elettrico finiscono bruscamente quando si arriva alla bottiglia. Questo fa a pugni con la conservatività, perché se, diciamo, allora questo è il confine, queste sono le linee di campo elettrico, dentro la bottiglia, qui al confine noi possiamo prendere questa circuitazione rettangolare. Vediamo che la percorriamo in verso antiorario, vediamo che qui lungo questo tratto la circuitazione è positiva, quindi la circuitazione, diciamo, li chiamo 1, 2, 3 e 4 i vertici,
è uguale all'integrale da 1 a 2 più l'integrale da 2 a 3, mettiamolo qui il 2 bello vicino, più l'integrale da 3 a 4 più l'integrale da 4 a 1, ovviamente di E scalare di L, ma adesso questo lo sappiamo che cos'è, guardiamo gli integrali. Allora, sul tratto da 1 a 2 il campo E non c'è per niente perché abbiamo detto che il campo E bruscamente finisce, quindi fuori dalla bottiglia qui non c'è niente, quindi questo via. Questi tratti, questo e questo, sono ortogonali al campo dove il campo c'è, qui non c'è proprio, ma anche dove c'è sono ortogonali, quindi anche questi non danno nessun contributo. Rimane solo questo tratto qui, che mi dà un contributo che deve essere positivo perché il verso in cui mi sto spostando lungo la circuitazione e il verso delle frecce di campo elettrico sono concordi. Quindi questo è un integrale positivo, quindi viene che questa circuitazione è maggiore di zero. Ma questo appunto è in contrasto completo con l'ipotesi, che è una legge fondamentale rispettata dal campo elettrico, che il campo elettrostatico sia conservativo, abbia radore uguale a zero e quindi non possa avere comportamenti di questo tipo. Supponiamo che queste siano delle superfici equipotenziali. Quindi su queste superfici qui, un potenziale, adesso le disegno in due dimensioni invece che in tre, ma fate finta che siano in tre dimensioni. Quindi il potenziale vale 100 volt, ah ecco, si misura in volt il potenziale, probabilmente molti di voi già lo sapranno. Nel sistema internazionale il volt, quello che avete alla presa elettrica, 220 volt, 230 oggi, quindi questi sono 100 volt, questi diciamo sono 50 volt, qui 0, e poi qui sarà un numero negativo, non lo so, meno 10 volt, a proseguire in qua. Come sono fatte le linee di campo elettrico qua in mezzo? Bene. Allora, le linee di campo elettrico, dunque, consideriamo il campo elettrico qui. Il campo elettrico può, allora, supponiamo, dividiamo le componenti parallele alla linea e ortogonale alla linea. Allora, la componente parallela alla linea, e non ci può essere perché mi sto spostando, se questa è una linea equipotenziale, una superficie equipotenziale, però nel mio disegno diventa una riga, allora, se qui il potenziale vale 10, diciamo, quanto abbiamo detto, 50 volt, anche qui, sempre qui sulla linea, anche qui vale 50 volt e anche qui vale 50 volt. Quindi spostandomi in questa direzione il gradiente del mio campo elettrico è 0. Quindi scusate, il gradiente del potenziale spostandomi in questa direzione è 0, però il campo elettrico è uguale a meno il gradiente del potenziale. Quindi il gradiente del potenziale ha solo la componente in questa direzione, quella ortogonale. E siccome il gradiente, ovviamente, siccome praticamente il gradiente è proporzionale alle derivate rispetto alle varie componenti, se le derivate sono positive il gradiente è positivo, quindi in teoria se questo aumenta il gradiente dovrebbe essere diretto verso la direzione dell'aumento. Però siccome c'è questo segno meno, il campo elettrico è nella direzione dei potenziali decrescenti. Quindi qui avremo una roba del genere, qui avremo una roba del genere e così via. Dove è più intenso? E beh, allora qui è più intenso che qui. Perché qui è più intenso che qui? Perché la caduta di potenziale si realizza in uno spazio più stretto rispetto a qui. E quindi se qui ho 50 volt, qui ho 100 volt e in mezzo ci sono per dire 3 metri, il campo è uguale approssimativamente alla derivata del potenziale, segno meno, rispetto a x, metto approssimativo perché la sto calcolando approssimativamente questa derivata, ossia meno il delta v sul delta x, ossia 50 volt diviso 3 metri. Infatti il campo elettrico si misura in volt al metro. È chiaro che se sotto invece di 3 metri ce ne metto 2, il campo elettrico cresce, quindi in questa zona il campo elettrico, dove i metri non sono 3 come in questo caso, ma sono 1,5, il campo elettrico è più intenso.